Ci sei, vai. Massimo, consigliere, oggi parte la campagna elettorale da Brindisi, non so chi è Massimo Giullo, ma cosa sta succedendo nel territorio? Ma è stata una scelta che è stata condivisa dai vertici nazionali del partito, che hanno ritenuto che Massimo Giullo fosse la persona più autorevole per rappresentare la coalizione centrodestra e per portarla alla vittoria, sia per le doti umane che per quelle politiche, anche per la sua capacità progettuale. Questa è stata una candidatura che ha raccolto attorno a sé la quasi totalità del centrodestra, perché tre forze nazionali su quattro sono dello stesso schieramento. Ovviamente lo schieramento è ancora aperto in eventualità contributi o adesioni di altre forze politiche del centrodestra. Siamo convinti di aver fatto la scelta migliore, la scelta che meglio rappresentare il centrodestra e che meglio può affrontare la questione politica amministrativa di una città importante come Brindisi. Un'ora fa il gruppo il partito Brindisi. Allora, il partito Brindisi, innanzitutto direi gli elettori militanti, da un punto di vista prettamente burocratico lo rappresenta il coordinatore regionale, l'onorevole Marcello Gemmato, e per quanto mi riguarda cercherò di dare il contributo in quanto commissario della segreteria provinciale del partito nominato, indicato, suggerito da Giorgia. Un'ora fa l'intero gruppo dirigente cittadino di Fratelli d'Italia si è dimesso, cosa è successo? Ma probabilmente non è, diciamo che era anche un gruppo dirigente che era autosospeso all'indomani delle indicazioni per le candidature per la campagna elettorale per le politiche. Credo che non abbiano condiviso non tanto la candidatura di Massimo Giullo quanto il metodo della sua indicazione e soprattutto dell'adesione di Fratelli d'Italia alla candidatura. Ovviamente questo non inficia il sostegno che il partito darà a Massimo Giullo. Troveremo modi e termini non solo per dialogare con i dimissionari che comunque hanno confermato il loro sostegno al partito e la loro volontà a collaborare con la dirigenza provinciale e la dirigenza regionale. Cercheremo di allestire comunque una lista che sia la più forte e la più autorevole possibile.